Ciao amici, ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Topland e tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV. Si è appena conclusa Roma-Juve, la prima partita tra, diciamo, squadre di Serie A per quanto riguarda la Juve e per quanto riguarda anche la Roma, in quel di Boston, nel Massachusetts, nel Gillette Stadium. Dunque l'ultima partita per quanto riguarda la tournée americana della Juve, l'ultima partita per la ACC della Juventus. E dunque, chiaramente tutti i giudizi che verranno dati in questo video saranno puramente, come posso dire, delle tracce, in quanto siamo a luglio, quindi ancora è troppo presto per tirare conclusioni, però insomma possiamo cominciare a ragionare un po' su quello che abbiamo visto. Intanto la Juve vince i rigori ed è bello ogni tanto vincere anche i rigori, visto che di solito noi rigori, tolta la finale con l'Ajax e tolta l'Intercontinentale con l'Argentinos Juniors, li abbiamo sempre patiti, ecco. Beh, quindi abbiamo vinto bene i rigori, e i rigori tra l'altro tirati tutti bene, in particolare mi piace, ma è da morire quello di Bernardeschi perché è di classe purissima e si vede tutto, ecco. Che dire della partita? La partita, secondo me, la Juve nel primo tempo la gioca molto bene, chiaramente è palese che condizione non è assolutamente neanche paragonabile al 100%, è molto indietro e anche una cosa che mi viene da dire è che si è vista una Juve al piccolo trotto, nel senso che è una squadra che ha giocato un amichevole da amichevole, senza l'agonismo e la grinta, l'adrenalina che ti può dare una partita ufficiale. Però ho visto delle belle cose, io devo dire la verità, ho visto una Juve nettamente superiore alla Roma oggi. La Roma sicuramente, così come la Juve non ha finito il mercato, quindi si ritoccheranno, e così come la Juve la Roma non era al 100%, anzi, tutt'altro. Però ecco, diciamo che è indicativo, perché Juve-Roma più o meno non è stata la preparazione nello stesso momento, e sono due squadre con la preparazione portata a iniziare la stagione nello stesso momento. La Juve non ha fatto una preparazione per la Supercoppa italiana, l'ha fatta come l'anno scorso per cercare di arrivare in avanti con più gambe possibili. E la Roma la stessa cosa, quindi diciamo che questa era forse la prima vera sfida tra due squadre, in questa ICC, tra due squadre con la stessa preparazione, per cui è indicativo anche questo. Molto bene Marchisio, molto veramente molto bene Marchisio, anche a chi continua a dire che la Juve necessita di un centrocampista. Io credo che la Juve abbia bisogno di un centrocampista per dar fiato ai giocatori, ma non abbiamo così tanto questo bisogno. Come posso dire, da tragedia, nel senso che oggi ho visto un grande Marchisio, ho visto un grande Betancourt anche oggi. È un giocatore che ha qualità e ha testa, mentalità e visione di gioco, cosa che è rara, non è così facile da trovare. Chiaramente è un ragazzo che dovrà crescere. Ho visto molto bene Dybala, perché i giocatori brevilinei, come ho visto bene Pjanic, i giocatori brevilinei di bel passo, diciamo, no? Belle giocate. Entrano prima in condizione, quindi è normale che riescano a fare cose che altri non riescono a fare. Non ho visto bene per niente Higuaín, ho visto molto bene Mandzukic, forse l'unico giocatore di una certa statura, parlando di stazza fisica, con un piede e con una condizione già dentro. Diciamo che è un po' come Nedved, sono quei casi che il giocatore enorme, i giocatori grossi di stazza entrano in condizione subito, ma perché è Mario Mandzukic, come Nedved era così perché era Nedved, ecco, in genere la regola. Che giocatori come Higuaín, Chiellini, Barzagli faticano ancora a trovare la condizione. Permettetemi di dire molto bene anche De Sciglio, perché è un giocatore che non spinge, un giocatore che copre, ma fa molto bene De Sciglio. Il gol è stato segnato da Mandzukic sulla corsia di Alessandro, assist di Alessandro. Abbiamo preso il gol del pareggio, tra l'altro in fuorigioco, ma chi se ne frega, ha segnato Dzeko, poi il rigore abbiamo vinto noi. Ripeto, molto bene De Sciglio perché copre, e la Juve su quella corsia lì non ha bisogno di uno che spinga sulle corsie, ha bisogno di uno che copra, perché c'è già dall'altra parte Alessandro che spinge. La Juve l'ha già fatto capire l'anno scorso Allegri, quando giocava Daniel Alves, dietro c'era Barzagli come terzino, quindi c'è bisogno di uno che copra, perché troppo in avanti si rischia poi di farsi infilare perché lasci il fianco scoperto. Ai rigori l'abbiamo vinta noi tirando 5 rigori perfetti, la Roma ha fatto 4 gol, però concedetemelo, non li ha tirati bene come la Juve, perché il primo è stato parato, ma anche gli altri due praticamente parati da Pinsolio, con un po' di fortuna in più sarebbero state 3 parate di un portiere che stavo sottovalutando, ma secondo me ha buone qualità, come terzo è veramente un signor terzo portiere.
Bene, questa è la mia analisi su Roma-Juve di questa ICC, vi do appuntamento con i prossimi video e a tutti una buona settimana. Ciao!